i gonfaloni. Arriva il gonfalone di Verolengo. E il gonfalone di Vitalia. Arrivano i sindaci. Che è stato con noi in questa giornata e si è fatto anche un grande onore.
Iniziamo la cerimonia con il discorso del sindaco di Lavalengo, il dottor Orazio Luini. Allora, iniziamo dall'inizio, quindi con saluti, buongiorno a tutti i cittadini presenti e bonjour à tous les familles français qui sont ici aujourd'hui. Prima di tutto desidero ringraziare, come ha già fatto l'assessore, tutti gli intervenuti, cercando di rispettare l'ordine. Prima di tutto il sindaco del comune della Bertelier, Marcello Prima. Anch'io ci tengo a ringraziare in modo particolare Sua Eccellenza il Vescovo, Arrigo Emilio, che ci fa grande onore di essere qui in questa giornata. Io volevo aggiungere curiosamente gli amici francesi chiamano mariage, matrimonio. Sei bien. In seguito volevo ringraziare tutto il Consiglio Comunale, gli assessori e consiglieri del Comune di Lavalpiero, gli assessori e i consiglieri che non ci sono, in realtà che sono gli assessori regionali che mi hanno chiesto di porgere il loro saluto ma non si sono potuti intervenire, e delle persone, degli assessori Pentinero e Tentoro. E volevo ringraziare l'assessore Arrigo della provincia che è stato con noi questa mattina durante la funzione religiosa. Ringrazio poi gli assessori consiglieri del Comune di Lavalengo, naturalmente che sono qui con noi. Seguono ringraziamenti per la presenza degli amici francesi, a cominciare dal presidente del comitato di gemellaggio, la signora Belò Cristian, che è qui al mio fianco. Il vicepresidente che ha mantenuto i rapporti con questi lunghi mesi che ci hanno portato questa giornata di MIP3 e il tesoriere. Ringrazio poi tutti quelli che nella nostra amministrazione, non solo si sono occupati di rapporti con il Comune della Bertelier e con gli enti europei che sono coinvolti in questo gemellaggio. In particolare le persone dell'assessore Scarafiore di Guido, della Polizia Lisa, della Mosca Jacqueline che sarà l'interprete ufficiale e del Mazzetti Marco. Volevo poi ancora ringraziare tutto il resto della delegazione francese, la squadra del rugby che purtroppo ieri ci ha battuto, la squadra delle bocce, la banda musicale, i cuochi che ieri ci hanno orientato con la cena francese. E per finire, ultimi, ma come si dice non ultimi, tutte le associazioni dei comuni di Lavalengo che hanno partecipato a vario titolo alla realizzazione di queste due giornate. Je désire remercier toutes les personnes qui sont intervenues et en particulier son Excellence l'évêque Arrigo Emilio qui nous honore de sa présence en cette journée particulièrement importante pour notre commune. Naturellement, je désire remercier aussi la délégation française représentée par le maire Patrick Margier, la présidente du comité pour le jumelage, Madame Christiane Delot, le vice-président Rémi Pékin, le trésorier Patrick Fakim, l'adjoint au service culturel, Madame Yajouna Winifred, et naturellement tous les autres membres de la délégation, l'équipe de rugby, ses cuisiniers, l'équipe de boule et bien entendu la fanfare. Je profite aussi de l'occasion pour remercier tous ceux qui se sont occupés de toutes les démarches à faire pour le jumelage de Lavalengo avec la Bertelier. L'adjoint Guido Scarafioschi et les membres du comité de jumelage, Elisa Poletto, Jacqueline et Mauro Mazzetti, et les diverses associations qui ont collaboré à la réalisation de cet événement. Esaurita la parte diciamo istituzionale, desideravo dire due parole sul perché realizzare oggi un gemellaggio
e perché un gemellaggio proprio con il comune francese della regione Rhône-Alpes-Lavalpierre. Il gemellaggio, come è stato inventato da Jean Valet, uno dei promotori del Consiglio dei Comuni delle Regioni d'Europa, è stato ed è uno dei pilastri della società europea in divenire, oltre che uno dei massimi strumenti di edificazione della pace in forma concreta. Ayant utilisé, disons, le discours institutionnel, je voudrais dire deux mots sur le pourquoi d'un jumelage et pourquoi un jumelage avec les communes françaises de la région Rhône-Alpes-Lavalpierre. Le jumelage, qui a été inventé par Jean Barrette, est un des promoteurs du Conseil des communes et des régions d'Europe, a été et un des piliers de la société européenne à venir et représente un des plus grands instruments de construction de la paix en forme concrète. Il gemellaggio, con tutto quello che esso comporta nella preparazione, nello svolgimento e nei suoi successivi indispensabili sviluppi, costituisce un utilissimo strumento di sensibilizzazione politica, di mobilitazione europeista e di cooperazione tra enti locali di paesi diversi. Inoltre è uno strumento promosso dalla comunità europea stessa per favorire e sensibilizzare l'interscambio tra culture diverse, avvicinare i popoli e rafforzare l'identità europea, consentendo di mettere insieme conoscenze, scambiare esperienze in tutti i settori della vita locale degli Stati membri e creare legami di amicizia tra persone di lingue e costumi diversi.